Taranto Piazza Immacolata Festival del Cioccolato, un'iniziativa che vede partecipe e protagonista Casa Artigiani. Siamo infatti con il segretario provinciale di Taranto, Stefano Castronuovo. Far vedere, non solo mostrare le varie prelibatezze, il cioccolato in tutte le sue forme e in tutte le sue dimensioni, ma anche un aspetto didattico, far vedere come nasce, come si produce il cioccolato. Noi vediamo il prodotto finito, ma c'è tutta una fase retrostante. Sì, abbiamo voluto come Casa Artigiani Taranto e come Casa Artigiani Abruzzo portare questo evento a Taranto. È un evento che ha fatto il giro d'Italia, l'ultima tappa di quest'anno è a Taranto, è una tappa importante perché insomma, ha portato non solo gli espositori da tutta Italia ma anche due attrattive molto importanti. La fabbrica del cioccolato, dove appunto stamattina hanno fatto vedere ai bimbi delle scuole come si fabbrica il cioccolato, da dove viene, quindi anche una spiegazione didattica, come dicevi Luigi, è una spiegazione didattica che continuerà nella giornata di domani alle ore 18 con appunto la fabbricazione del bacio perugina, quindi il cioccolato che tutti quanti conosciamo. Possiamo quasi fare la concorrenza a Perugia, è un inizio. È un inizio positivo, tra un po' di difficoltà come tutti gli eventi e tutte le organizzazioni, ma è un inizio positivo per dire la città promuoviamola in maniera differente. È stata una possibilità per la città, infatti questo evento ha portato lavoro per gli hotel, lavoro per i ristoranti, ha portato a conoscere la nostra città sotto un aspetto diverso. Far girare l'economia, in altre parole. Far girare l'economia è un'iniezione di energia economica alla città, oltre che abbiamo registrato ieri, anche se ha piovuto, fino a mezzanotte sono stati aperti gli stand. E il borgo è vivo, cerchiamo di farlo rivivere, siamo abituati a vedere un borgo che a mezzanotte diciamo, è silente, questo crea desertificazione del centro, crea criminalità, crea una serie di problematiche.